Siamo a Milano presso l'ospedale Sacco, dove è in corso il secondo Hot Topics, un convegno incentrato sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino. In questa occasione parliamo con il dottor Enzo Grossi della correlazione tra il microbiota, ovvero l'insieme dei microrganismi che si trovano normalmente nel tubo digerente dell'uomo, e lo sviluppo dei tumori nei pazienti con IBD. Dottor Grossi, qual è il ruolo del microbiota sul rischio di sviluppare tumori nei pazienti con IBD? Microbiota, bisogna subito dire che è una nuova galassia che noi stiamo scoprendo grazie a delle nuove tecnologie che hanno reso possibile capire questo superorganismo legato a centinaia o migliaia di diverse specie che popolano il nostro intestino. E quindi questo ha permesso di aprire nuovi orizzonti anche in campo delle malattie infiammatorie croniche intestinali, per vedere se questo microbiota alterato può avere un ruolo importante in queste patologie. La risposta che viene da studi condotti recentemente da gruppi di ricerca molto avanzati di eccellenza è che in effetti il ruolo c'è ed è importante. Che ruolo è, dottore? Il ruolo è in parte indiretto, e quindi ha a che fare con la facilitazione della risposta infiammatoria delle malattie croniche intestinali, che sappiamo è una delle cause della formazione di tumori in questi pazienti. Quindi un microbiota alterato peggiora lo stato infiammatorio della malattia intestinale cronica e quindi mette le basi perché ci possa essere più facilmente una progressione verso il cancro. Però si sono anche messi in evidenza proprio molto recentemente un ruolo diretto, ovvero dei particolari ceppi batterici quando sono in grado di traslocare, quindi passare, attraversare la barriera mucosa e penetrare nella sottomucosa dove entrano in contatto con cellule immunitarie, possono scatenare degli eventi che poi determinano un'alterazione genica delle cellule dell'epitelio del colon e quindi predispongono all'evoluzione verso il cancro. Quindi un ruolo anche di tipo diretto. Ecco, ho parlato di alcuni ceppi, di che ceppi si tratta? In particolare un ceppo di Escherichia coli, che è un comune commensale dell'intestino, ma che può, in particolari condizioni dove ad esempio lo strato di muco che protegge la mucosa si riduce moltissimo, entrare in contatto con le cellule attraverso delle particolari fimbrie che sono delle specie di flagelli con cui si aggancia la mucosa, e da lì innesca tutti questi meccanismi di cui ho parlato prima. Questo ci permette anche di immaginare che in futuro l'uso di agenti che possano impedire questa adesività potrebbe essere molto utile nella prevenzione del cancro in questi pazienti. No, Sono già stati fatti studi in questo ambito? Si tratta gli studi sono ancora agli albori. Sappiamo che, ad esempio, il succo di cranberry ha dei poteri forti antiadesivi proprio sulle Escherichia coli nella mucosa della vescica e c'è la speranza che la stessa cosa possa essere possibile per il colon.